Bentrovati a questa edizione del nostro giornale, gentili telespettatori. In primo piano l'ambiente, il sindaco fornisca in tempo reale i dati sull'inquinamento a Taranto ai cittadini. È l'ennesimo appello che lancia l'associazione ambientalista PeaceLink per voce di Alessandro Marescotti. Presidente, sentite. Sì, c'è una pagina del Comune di Taranto sul governo elettronico che è desolatamente vuota e chiediamo che venga riempita con i dati dell'inquinamento in tempo reale. Noi non vogliamo conoscere i dati dell'inquinamento il giorno dopo, li vogliamo conoscere all'istante, in tempo reale. E PeaceLink fornisce questo servizio gratuitamente sui social network da diverso tempo. E poiché noi lo forniamo, non capiamo perché il sindaco non lo debba richiedere e fornire egli stesso attraverso gli strumenti di cui è dotata l'amministrazione comunale, in sinergia con gli organi di informazione. I cittadini devono sapere, quando aprono la finestra, se stanno portando in casa aria buona o aria malata. È un diritto di prevenzione che si basa sull'informazione e il sindaco è responsabile della salute pubblica. Noi forniamo oggi nella conferenza stampa un dato importante. Abbiamo fatto una ricerca sul mese di dicembre e abbiamo visto che nel mese di dicembre, nonostante gli interventi che il sindaco ha preso per la limitazione del trasporto pesante nel quartiere Tamburi, bene, i dati sono assolutamente negativi. Abbiamo un continuo sforamento del valore di 25 microgrammi a metro cubo per il PM10, cioè per le polveri sottili nel quartiere Tamburi, quindi vuol dire che le misure che il sindaco ha preso a protezione della popolazione a dicembre sono risultate inefficaci. Il sindaco non ha preso in considerazione la riduzione della fonte inquinante primaria che è l'ILVA e dai dati che presentiamo oggi risulta chiaramente che nel 2012, nel mese di dicembre, quando si è intervenuto sul controllo delle emissioni dell'ILVA, i dati delle emissioni di PM10 in quel mese sono crollati drasticamente, sotto i 25 microgrammi a metro cubo, a dimostrazione che l'unica misura realmente efficace per ridurre l'inquinamento a Taranto, a nostro parere, sulla base dei dati che forniamo, è la limitazione o, come noi crediamo, il fermo dell'attività degli impianti più inquinanti dell'ILVA, in particolare le cokerie, che sono, secondo una relazione dell'ARPA del 2012, fonte emissiva per il 99%, anzi per il 98% degli IPA, idrocarburi policiclici aromatici, quei cancerogeni che ogni giorno misuriamo attraverso uno strumento che è sostanzialmente identico a quello dell'ARPA. Taranto gode di una situazione particolare, affacciata sul mare, cosa che non è possibile per Milano. Taranto, inoltre, rispetto a Milano, ha una miscela di inquinanti che non è comparabile con quella delle altre città. Quindi il PM10, cioè le polveri sottili a Taranto, è carico di una quantità di sostanze tossiche che non è riscontrabile in altre città. E per questo motivo lo studio Sentieri ha documentato che per ogni incremento di 10 microgrammi a metro cubo di PM10 a Taranto si verifica una mortalità più che doppia rispetto ad altre città italiane. Per questo motivo, per la tossicità del PM10, la ASL ha considerato misura precauzionale il valore non di 50 microgrammi a metro cubo, che è il limite di legge per i PM10, ma il valore di 25 microgrammi a metro cubo, che è considerato dalla ASL stessa un valore che non dovrebbe essere superato per la massima tutela dei bambini, dei cardiopatici, dei soggetti immunodepressi, degli anziani. Ovviamente se ci poniamo in un'ottica di massima tutela dovremmo tenere le polveri sottili al livello più basso possibile. E come ho detto prima, il livello più basso possibile è stato ottenuto nel mese di dicembre 2012, quando i custodi giudiziari hanno preso possesso della gestione dell'ILVA e stavano avviando le operazioni di spegnimento dell'area a caldo.
La cronaca amministrativa, l'amministrazione comunale di Taranto conclude nel peggiore dei modi la nomina del nuovo CDA dell'anno, il consiglio di amministrazione, visto che tra i prescelti non vi è neanche un tarantino. Dopo mesi di silenzio della selezione pubblica avviata dal comune, vi è stata nei giorni scorsi un'improvvisa riapertura dei termini per la presentazione delle candidature che lascerebbe pensare, per ciò che poi è accaduto, ad una mirata manovra. Lo dice Giampaolo Vietri, consigliere comunale di Taranto di Forza Italia. Ancora più inaccettabile, dice, il fatto che il Consiglio di amministrazione dell'AMIO sia stato nominato il giorno seguente alla chiusura dei termini per la consegna delle candidature, ma l'epilogo è ancora più scandaloso. Infatti i nominati sono stati scelti tra coloro i quali hanno partecipato alla selezione grazie alla recente riapertura dell'evidenza pubblica e tra di essi non vi è neanche un tarantino. Quest'ultima assurdità risponderebbe ad una precisa scelta politica per non impegnare persone del territorio che, essendo integrate nel tessuto sociale tarantino, potrebbero subire condizionamenti. Tutta la vicenda è di una gravità estrema poiché, dice Vietri, lascia ad esumere che a Taranto non ci sono competenze adeguate a tali ruoli e, peggio ancora, non ci sono professionisti con una morale tale da resistere ad eventuali condizionamenti esterni. Stralciare decine di curricula professionali con una rocambolesca riapertura del bando di partecipazione è un insolente modo di amministrare che genera le condizioni affinché le risorse migliori del territorio vadano via. Ecco il regalo di Natale che l'amministrazione comunale ha voluto riservare alla città, nuovamente offesa, oltraggiata e raggirata da tanta spudoratezza. E veniamo all'ordinanza emanata dal sindaco di Taranto in merito all'esplosione dei botti di fine anno. I venditori autorizzati per legge a vendere appunto i fuochi pirici definiscono l'ordinanza illegittima. Sentite perché. L'ordinanza emanata dal sindaco di Taranto in merito al divieto di accensione dei giochi pirotecnici la notte dell'ultimo dell'anno è illegittima. La vendita di questo genere di prodotti negli esercizi autorizzati dalla prefettura di Taranto, ossia Frischira Fireworks, il pirotecnico di Insogna Gaetano, Armeria Andrisano e Armeria Stefanelli con apposite licenza, rispetta ogni provvedimento legislativo in merito, comprese le recenti disposizioni della Comunità Europea. I prodotti di categoria 1 e 2 possono essere utilizzati nel rispetto della normativa vigente, non necessitano di particolari autorizzazioni all'accensione in quanto non trattasi di artifici ad uso professionale. Il tutto appare ancora più assurdo, dice Marvin Frischira, amministratore unico della Frischira Fireworks, se si pensa che nel divieto rientrano addirittura l'uso del bengale e delle semplici stelle filanti anche in luoghi privati, ledendo alla libertà dell'individuo e alla sua stessa privacy. Questi provvedimenti delle ultime ore hanno messo in ginocchio l'intero settore che in Italia dà lavoro ad oltre 100.000 persone proprio con le vendite di questi giorni, senza contare il fatto che chi se ne avvantaggerà saranno i venditori di artifici proibiti che continuano a vendere botti illegali in strada con bancherelle abusive in tutti gli angoli della città. Le associazioni nazionali di categoria stanno già facendo partire le azioni legali risarcitorie dirette ai sindaci firmatari di queste ordinanze con richiesta di milioni di euro di danni d'immagine e mancato guadagno nei confronti delle amministrazioni comunali, provvedimenti che hanno letteralmente scavalcato leggi italiane della Comunità Europea, la quale ha ribadito di non ostacolare in alcun modo il libero mercato dei prodotti pirotecnici riconosciuti e omologati, pena severe sanzioni verso gli stati o enti che adotteranno le illecite restrizioni. E rimaniamo in tema perché nell'ambito di mirati servizi di contrasto al fenomeno della vendita, detenzione e fabbricazione di materiale pirico illecito, gli agenti della Questura di Taranto hanno recuperato e sequestrato in un negozio di Casalinghi sito a Carosino circa 150 kg di botti di Capodanno venduti senza le prescritte autorizzazioni. Con l'ausilio degli artificieri della Polizia di Stato si è riscontrato che i manufatti pirici messi in vendita erano di quarta e quinta categoria, per i quali in alcuni casi è consentito l'uso esclusivamente ai possessori di porto d'armi. Inoltre la vendita illegale era compiuta in assoluta mancanza delle previste licenze di vendita e soprattutto senza le più elementari norme di sicurezza previste per la detenzione di simili manufatti pirici, tali da mettere in serio pericolo sia il locale che gli abitanti della zona. I poliziotti hanno denunciato dunque in stato di libertà il titolare del negozio, una quarantenne di Vetrana, e hanno sequestrato i botti ritrovati. I militari della stazione di Marina di Ginosa invece hanno arrestato un 25enne del posto pregiudicato responsabile di maltrattamenti in famiglia. Il giovane, dopo essersi recato presso l'abitazione della sua ex convivente, l'ha aggredita con percosse e minacce. La donna, a suo dire, era colpevole di essersi rifiutata di fargli vedere il figlio che i due avevano avuto qualche tempo fa. I militari giunti sul posto, dopo una telefonata giunta al 112, sono
siano riusciti a bloccare l'uomo e a trarlo appunto in arresto. Cambiamo argomento tra spettacolo e devozione. Mottola ha celebrato il suo santo patrono. Grandi emozioni nei festeggiamenti in onore di San Tommaso Becket, che per due giorni hanno animato la cittadina del versante occidentale della provincia di Taranto. Per Mottola un momento ricco di suggestioni, con lo spettacolo anche degli sbandieratori di Carovigno. Anche di forte spiritualità, perché questa figura di San Tommaso Becket richiama veramente questa dimensione del coraggio, della testimonianza cristiana, e oggi ne abbiamo tanto bisogno. Un momento bello perché tocca la storia della nostra città, della nostra diocesi, non solo perché sempre fare memoria di questo santo ci riporta a una essenzialità, una testimonianza forte che guida la nostra vita come chiesa, come credenti e direi anche come città, ma anche perché in questo anno giubilare la testimonianza di Tommaso Becket ci tocca particolarmente nel binomio giustizia e misericordia. E in più, ed è la cosa bella che aumenta la nostra gioia, anche la presenza del Vescovo De Donatis, un vescovo pugliese di origini, ma che presta il suo servizio come ausiliare a Roma. Il titolo, come uso per gli ausiliari, viene dato di diocesi soppresse, tale è Mottola, ma questo legame è per noi l'occasione anche per insaldare legami di fraternità fra noi vescovi, ma anche, perché no, richiamare un legame con la successione apostolica dei vescovi, che sono per noi un motivo di grande comunione e di legame, in questo caso particolare anche con il Papa. C'è una buona notizia per gli studenti del liceo Archita di Taranto. Questa mattina la provincia di Taranto ha sottoscritto l'atto amministrativo con il quale viene formalizzato il trasferimento degli studenti del liceo Archita di Taranto dalla struttura di via Regina Elena all'istituto di Piazza Immacolata gestito dalle religiose. Dopo la pausa natalizia, gli studenti dunque dello storico liceo del capoluogo ionico frequenteranno le aule dell'edificio ubicato in pieno centro cittadino nel cuore del borgo. Le lezioni si terranno ovviamente in ambienti sicuri e confortevoli, già collaudati per ospitare la popolazione studentesca rispondente alle normative vigenti sugli istituti scolastici. Lo comunica il presidente del Consiglio Comunale di Taranto e consigliere provinciale Piero Bitetti. Ora alla cronaca nazionale. Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Renzi, il 2015 meglio delle previsioni, torna il segno più. Istat continua il calo delle nascite, la popolazione cresce grazie ai migranti. Amianto nel DAS tra il 63 e il 75. Il 2015 è andato meglio del 2014 e il PIL è tornato a crescere. Così il presidente del Consiglio Renzi nella conferenza di fine anno spiega i risultati positivi sul fronte dell'economia e dell'occupazione e assicura l'Italia si è rimessa in moto. Intervenendo sulla vicenda banche, Renzi assicura: abbiamo a cuore il destino di quelle persone che sono state truffate. Chi ha subito dei danni deve sapere che lo Stato è dalla sua parte, che faremo di tutto perché possa riavere indietro i suoi soldi. La popolazione italiana al 31 dicembre del 2014 conta 60.795.612 residenti, cifra in lieve crescita, appena 13.000 in più rispetto all'inizio dell'anno, ma solo grazie agli stranieri. Questa è la fotografia scattata dall'Istat nell'annuario statistico italiano 2015. Nel nostro paese inoltre si vive più a lungo, si muore meno, ma si fanno sempre meno figli. Fibre di amianto utilizzate in passato in una pasta
per modellare, più conosciuta come DAS, possono aver causato un'esposizione alla sostanza killer da parte dei bambini, insegnanti, artigiani e di coloro che erano addetti alla produzione. Lo rivela uno studio firmato da ricercatori italiani. Secondo la ricostruzione dei ricercatori, 55 milioni di confezioni di DAS contenenti amianto sono state prodotte e vendute sul mercato interno e internazionale in 13 anni, con un numero di utenti nell'ordine dei milioni. Chiusa l'indagine sulla morte di Andrea Soldi, il 45enne morto lo scorso agosto a seguito di un trattamento sanitario obbligatorio TSO. Per la vicenda risultano indagati per omicidio colposo 3 vigili urbani e un medico psichiatra. Dall'esame autoptico era emerso che Soldi sarebbe morto per uno strangolamento atipico. Il primo ministro iracheno è a Ramadi, il capoluogo della provincia di Al-Anbar nell'Iraq occidentale, che ieri l'esercito ha liberato dalla presenza dello Stato islamico. Il premier ha promesso che nel 2016 l'IS verrà eliminato dall'Iraq. Ramadi era caduta nelle mani dei jihadisti a maggio, dopo che l'esercito iracheno si era ritirato. Le forze governative irachene stavano combattendo da settimane per la sua riconquista. Adrian Thaut trionfa nella discesa libera di Santa Caterina, valida per la Coppa del Mondo maschile di sci. Il francese si è imposto con il tempo di 1:47:29. Sfortunato l'azzurro Christoph Innerhofer, che ha chiuso ai piedi del podio dopo essere stato protagonista di un autentico numero durante la sua gara. È tutto per la cronaca del nostro giornale. Linea alla regia, ci vediamo tra pochissimo con lo sport.